risotto al radicchio rosso e formaggio di capra. Un'ottima idea per cena sono le sere invernali, una ricetta golosa che scaldi il cuore ed il palato. Il risotto al radicchio rosso e formaggio di capra è un piatto dal sapore deciso che si prepara in pochi minuti. È un primo piatto sfizioso ed invitante, ideale sia da servire ai propri ospiti che per una cena in famiglia. Gli ingredienti necessari per preparare il risotto al radicchio rosso e formaggio di capra sono 320 g di riso carnaroli o arborio, un cespo di radicchio rosso, un cipolla bianca, 30 g di burro, un mezzo bicchiere di vino bianco, una L di brodo vegetale, 100 g di formaggio di capra, olio extravergine di oliva, sale. Per preparare il risotto al radicchio rosso e formaggio di capra inizia con l'affettare sottilmente la cipolla e la mettere in una casseruola con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fai soffriggere a fuoco dolce finché la cipolla non si sarà ammorbidita. Unisci il radicchio, precedentemente pulito, tagliato a strisce sottili e fai rosolare per qualche minuto. Aggiungi il riso e fai tostare per un minuto, mescolando di tanto in tanto. Sfuma con il vino bianco e fai evaporare. A questo punto comincia ad aggiungere il brodo caldo, poco alla volta, mescolando di continuo e facendo cuocere il riso per circa 18 minuti, finché non risulterà al dente. A cottura ultimata, spenge il fuoco e manteca con il burro. Unisci il formaggio di capra e mescola bene. Copri con un coperchio e lascia riposare un paio di minuti prima di servire.